Ragazzi, oggi inizia la leggenda! Come state? Come state? Mi siete mancati? Ragazzi, vi giuro che in questa settimana di pausa mi siete mancati. Però dovevo prendermi una settimana di pausa dalle live perché avevamo fatto tutta la carriera con l'Arrogate senza mai fermarci. E avevo bisogno di staccare un attimo dalle live. I video sono usciti comunque. Però, raga, abbiamo creato anche un bel po' di hype attorno a questo Willy Venom. Siete carichi, grazie a tutti quelli che si stanno riabbonando, raga, non c'è bisogno. Siamo carichi ragazzi! Siamo carichi! Oggi si inizia la carriera di Willy Venom. Non so se avete capito di cosa stiamo parlando. Inizia la carriera giocatore e questo episodio è il più importante di tutti perché è l'episodio dove creiamo il giocatore, quindi decidiamo bene la faccia, il volto e tutto quanto e scegliamo insieme la squadra con cui iniziare la carriera di Willy Venom. Tra l'altro siamo a 98.000 iscritti, raga, ne mancano 2.000. Ne mancano 2.000 al sogno. Al sogno mancano 2.000 iscritti, quindi... Se ci arriviamo in live, magari ovvio in questa live sarà dura perché fare 2000 iscritti con una live è impossibile Però ci siamo raga, ci siamo mamma mia, mi, mi emoziono Magari ci arriviamo nella live di mercoledì, chi lo sa, potrebbe essere una, una buona opzione In quel caso mi devo studiare un counter o qualcosa perché voglio farne in live con voi Aspettate che d'altro mi metto un promemoria per dopo quando stacco la live Promemoria, mettiamo cercare counter live youtube ho messo questo promemoria, cercare Counter Live2 perché voglio un counter che ci aggiorna in tempo reale. Mamma mia. Devo mettere il promemoria per stasera. Data. Tanto non ci arriviamo oggi, raga, è impossibile, quindi tranquilli. Orario stasera alle 22. Sì, 22. Va bene, 22. Stasera alle 22. Ragazzi, andiamo su FIFA perché qua c'è da scrivere la storia. C'è da scrivere la storia, ma tra l'altro... È un po' piccola la mia camma, aspettate. No, devo semplicemente... Ok. Crea nuovo giocatore, ragazzi. Mamma mia, che emozione! Che emozione! Vabbè, la base, raga, tanto uguale. Poi dopo valutiamo come farlo. Allora, nome! Lo sapete già, ragazzi. Ora voglio sapere chi di voi, chi di voi si è visto la prima carriera, quella di Willy Venom? Quella fatta quest'estate su FIFA 22, non in live, vi caricavo i video. Ovviamente, raga, eh, hanno pochissime visualizzazioni. Però, raga, io so che qualcuno di voi se l'è vista. Io lo so che qualcuno di voi se l'è vista. Qualcuno di voi se l'è vista, ragazzi. Mamma mia, se, sul mio canale c'è ancora la playlist, raga. Cioè, c'è ancora la playlist. Ora voglio vedere se riesco a farvela vedere la playlist. Aspettate un attimo, allora. YouTube Secondo me c'è ancora la playlist. Eh. Il tuo canale Playlist uh, Carriera Willy Venom, ragazzi. Ragazzi Ragazzi, ora io vi condivido un attimo lo schermo. No, non so come si fa perché ho il monitor in orizzontale, però... Aspettate un attimo, eh. Ok. Aspettate che ve lo metto piccolino. Ragazzi, non so se siete pronti a vedere quello che sto per farvi vedere. Spero si veda. Ragazzi... Non so se si vede. Dovrebbe, dovrebbe vedersi. Sì, sì, si vede. Guardate qua: La carriera Willy Venom, ragazzi. 24 episodi. Quello che ha più visualizzazioni ne ha tipo 7000 che l'ultimo. Ma erano veramente dei numeri imbarazzanti. Ma ragazzi, molti di voi c'erano già. Molti di voi se la sono recuperata. E quindi adesso è il momento di riscrivere la storia. Perché questa sarà una carriera di Willy Venom che sarà vista da molte più persone. Quindi dovremmo fare ancora meglio. Intanto, ciao, Christian. Un bacio. Ti voglio bene, Cri, Mi sei mancato. Allora. Tutto parte da qui, dalla creazione del nome, quindi nome Willy, cognome Venom. Non so come mi era venuto, raga, di, di, di creare Willy Venom, però. Cioè, come nome, non so come mi era venuto, però Willy Venom, mamma mia. Numero sulla maglia, è eh, già qua, qua c'è da dire qualcosa, ragazzi. Io direi che numero sulla maglia, mettiamo il 22, perché se vedete, Venom 22. Siamo tutti d'accordo? Va bene il 22 per iniziare. Poi, se in futuro saremo dei fenomeni ci vogliono dare il 10, va bene, però. Io direi 22. Tra l'altro, sposto la cam in basso, raga, perché per la creazione del giocatore dovete vedere la. dovete vedere la faccia. Quindi sposto la cam in basso. Così dovrebbe essere a posto, giusto? Sì. Poi dopo ve la rimetto in alto, eh. 22, siamo d'accordo. Paese Italia. Anno di nascita, raga. Io sono del 96. Però, vedete, sono troppo vecchio. Non me lo segna neanche il 96. Quindi io farei tipo un super giovane, ok? Che parte dai. Perché voglio fare una carriera molto bella. Quindi, non è che partiamo dalla Juve o, o dal Manchester United. Partiamo dai, dalle squadre di bassa classifica e poi gasiamo. Quindi, 2004. Mese di compleanno, dai. Vediamo se qualcuno di voi sta il mio compleanno. Non ve lo dico. Vediamo, vediamo chi scrive per primo il mio compleanno. Vai, Sì, sì, facciamo 2004. Vediamo che è il primo che scrive il mio compleanno. Voglio giorno e mese. Ah, ah, qua non c'è... Sa... Ah, 22 giugno, bravo Dario! Dario, ti meriti di essere salutato. Ciao Dario, sei il primo che ha nominato il mio compleanno. Allora, 22 giugno, eh, non del 2004, ma sono troppo vecchio, il 96 non c'è più. Mamma mia, che tristezza. Quindi questa è la base. Poi, fisico, io mi farei come sono io nella realtà, ragazzi. Quindi 1,80 m/71 kg. Siamo d'accordo? 1,80 m/71 kg. Ci siamo. Ah, non mi fa scegliere il ruolo. Ah, posizione. Posizione, ragazzi. C'è poco da dire. Siamo d'accordo tutti quanti che vogliamo fare la punta? Questa è una scelta importante, quindi io vi farei un bel sondaggio. Vi farei un sondaggio, però penso che siamo tutti d'accordo, no? Punta, dobbiamo divertirci. Ruolo. Allora, difensore. Centrocampista. O oh, attaccante. Vai. Sondaggio, ma siamo tutti d'accordo, ragazzi. Lo so che siamo tutti d'accordo. Io direi. Vabbè, io direi, direi che attaccante siamo tutti d'accordo. Vediamo un attimo cosa votate, ma. Ok, avete già votato in 200. Ok. 72%, 75% dice attaccante. Io, io raga, vado, vado per l'attaccante. Vado per l'attaccante. Esterno, dite. Vabbè, vi faccio un altro, un altro sondaggio tra i ruoli quelli più papabili. Vi faccio ATT, quindi attaccante puro. Vi faccio COC o vi faccio esterno. Quindi esterno ala, facciamo ala. Vediamo. Secondo me è attaccante, raga, è il meglio, però ditemi voi. Io direi attaccante puro, raga, dobbiamo divertirci. Ok, avete già votato in 400, io sono allibito da questa cosa. Ok, il 58% vota attaccante puro, quindi attaccante, posizione attaccante, piede preferito, destro. Poi, ora, vabbè, io raga non vado a farmi tutte le cose... Vabbè sì, dai, tanto, siamo qua in live apposta, quindi... Vabbè, qua facciamo molto velocemente, ci soffermiamo poi sui capelli. Vabbè, raga, ma tanto sono tutte uguali queste facce, ma che ne so? Mettiamo volto... Ma, ma un volto normale, raga, ma che ne so? Cercherò di farmi più uguale possibile, raga, quindi aiutatemi anche voi, eh. Devi essere capocannoniere eh, Sarà dura raga A leggenda sarà dura Però ce la faremo Tono e carnagione Raga Il mio colore di pelle com'è? È un pelino più scuro Vero? Mm. Però questi sono troppo scuri Mi sa per me No 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 Questi sono troppo scuri Vediamo un po' Mettiamo tipo Questo Secondo me Eh però io sono più abbronzato raga Ne vorrei uno un po' abbronzato Ma Realistico Lui lui Secondo me sono Io sono lui raga Io sono lui io sono lui raga Poi Andiamo avanti Occhi raga io ce li ho Molto a mandorla Però qua non c'è l'occhio a mandorla Vero? Vabbè ma tanto non li vedremo Questi raga sono io Completamente io Andiamo avanti Sopracciglia ma tanto queste cose raga Sono tutte uguali Chi se ne frega Mettiamo quelle che stanno Ma queste sono bellissime Ad ali di gabbia Che ho fatto? Ho sbagliato no? Le voglio sopracciglia ad ali di gabbiano Quali erano? Queste le ho sempre volute raga Non mi sono mai venute Aspettate quali che erano Voglio quelle ali di gabbiano io queste, voglio queste, raga. Io voglio queste qua, dali di gabbiano. No, però. Facciamo. Una via di mezzo, dai. Facciamo queste. Le facciamo le prime. Una via di mezzo. Poi. Naso, raga. Io ho un naso gigante, ma qua sono tutti uguali i nasi, secondo me. Quindi boh. Cioè, mettiamo quello. Mettiamone uno standard. Chi se ne frega, raga. Il naso, sinceramente. Però questo è un po' troppo gigante, cioè. Ma sono dei nasi giganti. Chiamo questo, è un naso normale. Bocca, ma anche bocca, raga. Cioè, sinceramente, io lascerei una bocca... Questa sembra troppo quella di bastoni, raga, vi prego. Guardate la bocca, ditemi che non sembra bastoni. Sì, devo chiudere il sondaggio. Lo chiudo il sondaggio. Sì, lo chiudo il sondaggio. Ditemi che non sembra quella di bastoni, raga. Ditemi che non sembra la bocca di bastoni. Cioè, siamo d'accordo che sembra la bocca di bastoni. Però... Ne vorrei mettere una un po' realistica, ma che ne so io che bocca ho, raga. Una bocca normale. Eh, tipo questa. Questa qua. Ma io non ce l'ho così, raga. Ma sono tutte uguali, ste bocche. Facciamo questa che mi sembra quella più normale. Poi guancia e mascella. Io ce l'ho molta ben stretta qua. Sembro tipo Damiano dei Maneskin eh, a livello di sottilezza della faccia. Quindi... Ecco, questa mi ispira, raga. Questa mi ispira. No, questa è troppo. Ok, questa. Ma che mascellone che c'ha Gio di cecchetto raga No Facciamo questa Poi andiamo avanti Mento Mento non ce l'ho tanto pronunciato Vabbè sono tutti uguali menti raga Facciamo questo che mi ispira Orecchie Boh raga orecchie Ma che, che ne so orecchie Lascia quelle standard Capelli ecco qua ragazzi Dobbiamo Dobbiamo valutare Perché io stavo pensando di fare i capelli Che ho io E poi ogni anno Andremo a cambiarci la capigliatura Come fanno veramente i giocatori O magari ogni tot partite quindi per ora io farei il capello che ho io che dovrebbe essere questo. Siamo d'accordo? Ma che... Vabbè. Siamo d'accordo che il mio capello è questo? Sì? Mettiamo questo. Però no, aspetta, ma non voglio. Io voglio un capello un po' più cafone. Cioè, una roba un po' più... Non lo so, che sta bene. Tipo... Mm. Fammi pensare. Ecco già questo c'ha più stile, raga. Questo c'ha stile. Io generei un po' di ciuffo. Assomiglia a Raspadori, ma. Questo qua è bello Tamarro, raga. Mettiamo questo. Anche perché noi saremo. La storia di Willy Venom è un ragazzo che è andato a studiare in un paese, che adesso decideremo qual è, e che lì poi ha scoperto di essere forte a giocare a calcio. Io metterei questo, dai. Eh, mi piace questo colore, lascerei il mio per ora. Poi. Barba, eh raga, barba... Eh, bu, uh, tipo la mia, che ne so, io, non, io... Eh, questa dai, questa è più o meno la mia, vero? Vi metto un attimo a full cam, ditemi se... la faccio vedere, così? Secondo me è lei, raga Secondo me è lei, perché... Potrebbe essere lei, raga, sì sì È lei È lei, è lei È lei, sì Così, poi... Qua abbiamo finito, quindi per ora Willy Venom è questo Divisa fuori, ovviamente, cioè... Ma che roba è? Maniche corte? Anche se il lupetto ga... Eh, il lupetto? Maniche corte? Chi è che mi scrive? No, no, no. Scarpe Nike, raga. Scarpe Nike. Però noi siamo dei giocatori che siamo ancora... Non siamo famosi, no? Cioè... Ah, infatti lo so, Cri, lo so, Cri. Eh... Cioè noi siamo dei giocatori che non siamo ancora famosi quindi non possiamo permetterci le Nike secondo me raga non dobbiamo partire dalle Nike dobbiamo partire da una scarpa un po' anonima cioè tipo le Umbro tutto rispetto per Umbro però eh, io partirei con delle scarpe non Nike e neanche Adidas ditemi voi raga quali vi piace come teoria Met... non mettiamo una scarpa di quelle di primo piano no partiamo con delle scarpe non direi queste che vabbè sono imbarazzanti però tipo delle Umbro magari rosa ci sono. Partiamo Vabbè, partiamo con delle scarpe non troppo vistose. Le Mizuno. Partiamo con queste qua. Queste sono le Umbro. Partiamo con le Mizuno rosse, raga. La nostra carriera inizierà con le Mizuno rosse, poi piano piano andremo a fare tutti i cambiamenti. Mi piace, anche se queste Adidas. No, raga. Eh, queste sono belle. Queste sono belle. Ah, voi non le vedete? Le scarpe prese da Crabri Prendiamo queste, prendiamo queste Partiamo con queste, poi valutiamo di cambiarle Per ora Abbiamo Adidas Ma tra l'altro io spero di star facendo la cosa giusta Cioè, carriera giocatore si fa così, vero? Sono andato su carriera, carriera giocatore, giusto? Sì. Guanti non li vogliamo Cioè io spero che sia quella nuova Quella che ti dà tutte le cose nuove, bla bla Esultanza, eh esultanza Raga, Willy Venom come esulta, buh Aspettate che mi risposto la cam. Posso dire metti lo zoom? Come, col cuore? Dite il cuore. Volete tutti il cuore? Ok, troviamo il cuore allora. Eh, dov'è il cuore, raga? Qua ce n'è troppe, ma come lo trovo il cuore? Oh, cuore, cuore. Ho letto cuore. Bella questa, mi piace. Volete tutti il cuore? Va bene, va bene, va bene. Perché il cuore, raga? Perché volete tutti il cuore? Eh, la di Balamask è vero, ma non c'è la di Balamask, raga. Perché volete tutti il cuore? Non c'è la di Balamask, raga. Cioè, magari c'è, ma non... Per ora andiamo col cuore. Stile, vabbè, questo è la definito. Stile corsa. T-Rex mi fa molto ridere, ma no. Sole del mattino no. Pavone Gaza. Treno merci non mi piace, testa bassa non sono io, ritmata no, sfondamento no, il generale no, attaccante rapido mi piace, questa è tipo quella di Sterling, ci sa fare, mettiamoci sa fare, no spalle in fuori no, il nordico che okay, è Holland, questa è vera quella di Holland, il nordico, il papero, astronascente, il capità, astronascente, no mettiamoci sa fare. Mi piace, ci sta a fare. Ragazzi, eh, abbiamo fatto tutto. Ora vorrei capire se abbiamo fatto la scelta. Oh, la scelta della squadra. Eh, raga, allora. Eh, mi spieghi. Intanto qualcuno che ha già fatto la. Qualcuno che ha già fatto la carriera, raga, mi può dire se sono andato nel menu giusto? Perché io sono andato su modalità eh, carriera e poi ho messo carriera giocatore. Eh, non posso più tornare indietro Cri. Mi dite solo se è giusto? E è questa qua la carriera giocatore, giusta, quella nuova. Cioè è proprio quella dove ci sono le cose che ti dà tipo che devi scegliere se essere un giocatore bravo, uno cattivo, ti fa vedere le finanze e tutto quanto, sì ok. Allora squadra ragazzi, vi dico già che non partiamo in una top perché come vi ho detto il progetto Willy Venom è un ragazzo di eh, 18 anni che è andato, si è trasferito in una città per andare a studiare e poi ha scoperto di essere molto forte a calcio quindi è arrivato l'osservatore di questa squadra e l'ha preso per portarlo nella prima squadra. Quindi il progetto è questo, ora... Le opzioni sono tante, ragazzi. Allora, io vi dico il percorso che avevo fatto l'anno scorso con Willy Venom. Eravamo partiti dal Hrogate Town, però io direi basta Arrogate Town, cioè ci siamo già stati, abbiamo già fatto una carriera con la Town, quindi direi basta. Eravamo partiti dalla Town, poi siamo andati al Braga e poi al Liverpool. Ok, quindi vi dico, già, non partiamo in una serie A. Toglietelo dalla testa, non si parte in serie A. Proprio impossibile che si parta in serie A. Ora, in quale altro paese vogliamo partire? Si può anche partire in Serie B, eh? Però è un po' triste cioè, partire dalla Serie B. Non lo so, perché sarebbe troppo scontato. Serie B, Serie A. Mm. Io, qualche idea ce l'ho, raga. Allora, in Portogallo ce n'è solo uno. Io andrei in un campionato che ha tante leghe inferiori. Tipo la Germania. Secondo me, ragazzi, è tanta roba perché potremmo partire in Serie C tedesca. Nel, nel Borussia Dortmund B, raga. Ma che storia sarebbe? Allora, io adesso vi metto le opzioni di squadre, ok? Poi con un sondaggio verranno decise. Vai in Danimarca, anche in Danimarca non mi dispiace. Allora, io adesso vi metto le opzioni delle squadre, ok? Verranno decise con un sondaggio. Allora, Borussia Dortmund B, che è in serie C tedesca, quindi aspettate. Serie C tedesca. Serie C tedesca. Bello, il Borussia Dortmund B mi piace molto. Poi... Vediamo un po'. Io raga, l'Arrogate Town mi rifiuto... Ve lo giuro, basta. Non ne posso più dell'Arrogate Town. Sarebbero gli stessi giocatori già visti e rivisti. Quindi no. Irlanda c'ha solo un campionato. Serie B italiana... Mm. Sì, ma no. Cioè, nel senso bella, ma... Non lo so. Mm. Non, saprei, non saprei quale squadra scegliere in Serie B, ve lo dico. Cioè, sono son, son tante squadre... Il Parma, il Parma mi piace perché comunque potremmo andare in una squadra che ha avuto una grande storia. E potremmo rilanciarci nel Parma. Però allo stesso tempo, raga, io di giocare in Serie B italiana per poi arrivare in Serie A, non lo so, vi dico, non mi ispira tanto. Io ve la metto il Parma tra le opzioni, raga. Io ve la metto il Parma. Io ve la metto il Parma. Poi vediamo. Poi, Norvegia, bello. Ecco, partire anche in un campionato come la Norvegia o la Danimarca, mi piacerebbe molto. Mi piacerebbe molto, ve lo dico. Sarebbe molto interessante, secondo me. E ci sarebbero anche... Poi, ha tutte le licenze ufficiali la Norvegia, quindi bello, però partirei in una squadra tipo il Bodo Glimt, quelli che hanno eliminato la Roma, che secondo me è Gaza, è interessante, Olanda, purtroppo c'è solo un campionato in Olanda, quindi non andrei già in Olanda, Polonia c'è solo un campionato, Portogallo c'è solo un campionato, in Spagna quanti ne hanno messo, ce n'è solo due in Spagna però, e anche la Spagna però non è male raga, eh, dove si potrebbe andare però in Spagna? Vedete, che non lo so, all'Ibiza, all raga Siamo andati a studiare in Spagna. Eh, siamo finiti all'Ibiza. Teniamo l'Ibiza e aggiungiamo ancora una opzione. L'Ibiza, molto carino. In Francia, Turchia, bella, bella. Eh, ma ci sono un campionato? Io vorrei partire da una serie B, raga Comunque, siamo molto scarsi all'inizio, eh. In Francia, quanti campionati ci sono? Anche qua, solo due, però, squadre molto importanti. Il Paris FC, che è la seconda squadra di Parigi, raga. È la squadra che fa concorrenza al Paris Saint Germain, diciamo, ok? Quindi io vi direi una di queste. Uh, adesso vi lancio il sondaggio. Sto vedendo se per caso si può partire in qualche altro campionato. Però, tipo, partire in India non ha senso. Norvegia sarebbe bello. Norvegia e Danimarca è molto bello, raga, però. Danimarca. Danimarca sono troppo forti le squadre, raga. Cioè, in realtà si può, eh, partire in Danimarca. Vabbè, ragazzi, eh, io vi faccio questo sondaggio Vi dico, il Parma sono quasi tentato di toglierlo Ve lo lascio, ma sono quasi tentato di toglierlo Vediamo in Argentina anche Però non vorrei che se andiamo in Argentina poi non possiamo andare in Europa Però non penso Eh, al Boca, bello al Boca, raga Diventiamo un italiano Eh, dai, facciamo così, togliamo il Paris FC Che è... Amen E mettiamo il Boca Junior Anche questa è una bella storia, il Boca Junior, eh Boca Junior, bello Il... Mi ragazzi potremmo andare alla squadra... No ragazzi. Potremmo andare al New Els Boy. Sapete che squadra è il New Else Boy? Vero? La squadra che ha scoperto Messi. Eh sì. Allora andiamo al New. Al New. Health. Boy. A ragazzi, allora. Il New Els è la squadra dove è nato Messi. È la squadra della città di Messi, di Rosario. E sarebbe molto bello andare al New Hells Boys. Sarebbe molto bello. Molto bello. Cioè. Clamoroso. Clamorosamente bello. Potremmo fare un po' il percorso di Messi. Allora, vi dico le tre opzioni che ho scelto, ragazzi. Abbiamo scelto. Vi lancio il sondaggio, eh. Borussia Dortmund B, quindi la squadra B del Borussia Dortmund che gioca in Serie C tedesca, il Parma che cioè è quella che vorrei meno perché rimaniamo sempre in Italia, non è che mi ispira molto, l'Ibiza che gioca in Serie B spagnola e il Newells Boy che è la seconda squadra, cioè è la squadra che ha lanciato Messi quindi Messi da piccolo è andato a giocare qua e poi è andato al Barcellona, sono tutti bei progetti, lo so lo so Cri che non può andare, però tanto poi noi vogliamo fare solo un anno in questa squadra, poi andremo in un'altra squadra, tranquillo Cri non ti preoccupare, Ehm e questa è la cosa, quindi secondo me, vediamo, vi lancio il sondaggio raga, due minuti di sondaggio, io vado un attimo di là a salutare mia madre che è entrata in casa, votate, votate bene. Sono arrivato Scusate se ho preso Delle patatine ma ho fame Voglio vedere cosa avete votato Vediamo un po' Mamma mia ragazzi siete più per la squadra di Messi Che per il Borussia B ma siete seri? Non lo so eh Interessanti tutte e due Non lo so Mamma mia avete votato in 650 Ma siete pazzi facciamo così, vi faccio il sondaggio finale tra queste due, che sono le due che hanno avuto più voti: quindi Borussia B o Newells. Prima di lanciarvi il sondaggio, ragazzi, vi spiego un po' come sarebbe la struttura. Allora, al Borussia B noi saremmo dei ragazzi italiani che siamo andati in Germania dopo il diploma perché volevamo studiare l'università in Germania, non so perché abbiamo scoperto di essere forti e quindi. Un osservatore mentre giochiamo al parco ci prende e ci porta a giocare al Borussia Dortmund B in Serie C. Questa è la prima storia. La storia invece se partiamo da Newells Boy è che siamo dei ragazzi italiani con genitori italiani che però si sono trasferiti in Argentina per motivi di lavoro e noi abbiamo giocato tutta la vita a calcio per strada così e un giorno per strada ci ha visto un osservatore del Newells Boy e ci ha detto "Tu mi ricordi Mesti, potresti fare la sua stessa carriera, vieni da noi" e quindi andremo al Newells Boy. Bilancio il sondaggio anche sulla base della storiella che ho raccontato. Vedete voi in quale squadra volete partire, vai! Io scusate, ma mi mangio delle patatine. Intanto ho troppa fame. Mi dai una patatina? Vieni, no, sono usciti i tot. Ciao, Ok aspetto ancora un minuto così votate tutti Scusate se ho mangiato ma ho mangiato velocissimo Raga avevo troppa fame E sono curioso di vedere cosa avete votato Dove hai fatto l'elementare la collodi Andiamo a vedere cosa avete votato 3 2 1 Eh ragazzi mamma mia è equilibratissimo il sondaggio 53% a 47 Non so cosa fare non so cosa fare, raga. Vi giuro che non so dove andare. Ve lo sto giurando, raga, non so dove andare. 47 a 53. Leggiamoci un attimo la storia delle due squadre. È troppo equilibrato, troppo. Fondata nel 1903 la squadra del boy a Seda Rosario, ha vinto 6 volte il trofeo dei campioni. Che sarebbe la Coppa Libertadores che non c'ha i diritti, mentre in Germania. È dura questa scelta. Fondata nel 1909 la squadra Borussia Dortmund 2 ha sede a Dortmund. Attualmente milita in Serie B, la terza serie del campionato di calcio in Germania. Io vorrei vedere se... Eh, 52 48 raga è troppo equilibrato. Sapete che eh, raga essendo così equilibrato io vi dico che partirei dal Borussia. Cioè visto che è praticamente pari scelgo io. E secondo me tra le due è meglio il Borussia Dortmund. Non lo so, è una mia idea. È il Dundalk, raga. È una mia idea. Penso possa essere l'idea migliore per valorizzare al meglio Willy Venom. Secondo me, partendo dal Borussia, potremmo fare di meglio. E soprattutto, raga, ho paura che stando in Argentina non... Ehm, non, non, non riusciamo poi ad andare nelle squadre europee e la carriera salta. Quindi io starei al Borussia. Tanto il sondaggio... Era praticamente pari, sì lo so che era 52, 51 a 49, raga qualcuno voti il Borussia così andiamo pari e la gente non si lamenta che poi aveva vinto il Newell's Boy. Se ancora non avete votato per favore votate il Borussia così andiamo pari. Eh ma la Libertadores, eh, lo so che è bella la Libertadores ma il fatto è che non c'era Libertadores ragazzi e quindi capita anche voi che non essendoci la Libertadores era un po' me. Ok 50 e 50, termina sondaggio. Mi ispira anche, proviamo a cliccare e vediamo cosa succede. Ma ah, niente, succede che andiamo qua. Eh, il Borussia B è molto bello. Il Borussia B è molto bello, però. Tanto, ragazzi, se scegliamo l'altra squadra, chi aveva scelto il Borussia B avrebbe detto no. E quindi, il sondaggio è più equilibrato della storia del canale. Esatto, eh, era bello anche il Newell, raga. Era bello anche il Newell, però. Non lo so, raga, mi state facendo venire il. cioè, se io torno indietro posso ancora scegliere la squadra. Non lo so, raga. Sono in dubbio. Dubbio, proprio. di, di, di quei dubbi atroci che non. Eh, che non sai come risolvere. Pro perché non so neanche bene come funziona il campionato in Argentina. No, raga, dai. Teniamoci. Teniamoci bursa che almeno abbiamo tutti i diritti. Tutti i campionati, tutti gli stadi e tutto quanto. Allora, durata tempo 3 minuti, leggenda, che già sarà difficilissimo. Aspettate che devo mandare Ok. Competizione europea attivo, ma tanto noi giochiamo. Finestra di mercato attivo. 3 minuti, Euro. Andiamo. Andiamo ragazzi. In serie C tedesca. No, non aveva vinto. Rufus, allora. Io annullo l'iscrizione aveva vinto il New World. Intanto se vuoi non ha l'iscrizione a nulla, non ti preoccupare. Poi i sondaggi sono fatti anche per farmi un'idea io di come posso... Cosa è successo? Ah, devo solo scrivere questa. Per farmi un'idea io di qual è la vostra preferenza. Poi se il sondaggio dice 51-49, se mi permetti, ho un minimo di potere. Un 1% di potere me lo dai? Cioè. Scusami, eh. Willy. Beh non. Ma chi è che mi chiama? Ma quest'ora. Era... Vabbè, niente Roba mia Ok, raga, concentriamoci Ok, sì im... Io non so bene come funziona, raga Vi giuro Cioè, vi giuro, non so come funziona Vediamo un po' Non ho mai fatto la carriera giocatore su FIFA 23 Mi hanno detto che è bellissima e che è nuova Amico, è la tua occasione Ok, quindi noi siamo arrivati in questa squadra E questo è il primo allenamento Sono son curioso anch'io di sapere... di sapere un po', raga Ok Vediamo, no, non ho idea di come funzioni, ve lo giuro. Nel corso della stagione puoi svolgere numerose attività che definiranno il tuo stile di vita fuori dal campo. Bene, shopping e investimenti. Spendi i tuoi soldi per vivere nel lusso più sfrenato, migliorare le abilità o promuovere cause sociali. Puoi anche investire parte dei guadagni per aumentare il tuo capitale. Svolge, svolgendo le attività riceverai, tra le altre cose, punti personalità. Scegli quelli che ti aiuteranno a diventare il giocatore che vuoi dentro e fuori dal campo. Ma che bello, eh, raga. Facciamo tutto con i sondaggi. Allora, qua c'è il negozio, però. Dobbiamo avere delle, dei, dei soldi per comprare, ok? Queste sono le cose che si possono comprare. Spettacolo, iscriviti a un corso, acquista camice. Vedete, noi non siamo ancora dei calciatori affermati. Quindi non abbiamo... Cioè, dobbiamo ancora capire se nella vita vogliamo fare questo. Infatti, vedi che dice eh, iscriviti a un corso motivazionale, tutte queste cose. Bene, dobbiamo andare su decisioni. Ok, questa è la prima decisione, mi sa. Fai sapere a tutti chi sei. Pubblica un post sui social per avvisare i tuoi compagni che sei pronto a sfidarli e li inviti a dare il massimo a togliersi di mezzo. Ah, l'ho fatto. Ah, ok. Ah, era una scelta già. Ah, dovevo scegliere! Dovevo scegliere solo una delle tre cose da fare. E noi abbiamo scelto pubblica un post sui social per far vedere ai tuoi compagni che sei pronto. L'altro era manda un messaggio ai tuoi compagni sulla chat di gruppo. E l'altro era, saluta tutti, ma senza perdere troppo tempo. Eh, vabbè, raga, io ho votato questo. Che vi devo dire? Non, non avevo capito, scusate. E ora cosa devo fare? Indietro? Raga, vi giuro, non, non lo so. Ok, questo. Ma cos'era? Qualcuno mi spiega? Uh, ah, questo dice quanto siamo individualisti, quanto siamo trascinatori e quanto siamo generosi. Ok, questo va in base alle scelte che facciamo. Ok, io raga non. Ok, ah, finalmente siamo qua. Ok. Il mio calciatore. Eh, raga, fatemi vedere un attimo. Cioè non capisco niente io. Crescita giocatore. Ah, oh, che bello. C'è il grafico come Su Pro Club. Noi abbiamo dei punti abilità. Come faccio a vederlo? No, abbiamo zero punti abilità. Ok, non possiamo potenziarci per ora. Aspettate un attimo, raga. Ok Scusatemi Le abilità si ottengono con gli allenamenti eh, Raga io qua scusate ma è tutto nuovo per me Personalità Ok personalità è quello che abbiamo detto Ok rigori Va bene va bene ma raga io direi iniziale Non ci capisco niente qua ovviamente Dobbiamo un attimo capire C cosa, cosa dobbiamo fare qualcuno me lo sa spiegare Ok abbiamo delle amichevoli Pre campionato Intanto ah voi non vedete Eh però qua non vedete raga Qua sotto vedete che ci dice quanto siamo di... Ah, mettiamo la cam qua, va. Aspettate. Qua ci dice quanto siamo di overall e quanti soldi abbiamo. Quindi mettiamo la cam fissa qua. Ok. Lo vedete, no? Livello 1, 300 euro, attività. Cos'è attività? Non capisco niente. Ah, vedete. Però non possiamo farle, ragazzi, perché non abbiamo soldi. Vabbè. Io andrei avanti, raga. Gioca partita. Ovviamente non giocheremo, dobbiamo impostare la visuale e tutto quanto, eh. Um, ah, ci fanno entrare l'82esimo. Quindi abbiamo il debutto con la seconda squadra del Borussia. Interessante. Tra l'altro, fermi tutti. Prima di iniziare voglio mettere qua sotto il um, tipo un contatore dei gol e degli assist. Quindi aspettate un attimo. Allora, aspettate un attimo. Ma perché Atalanta Roma 2 a 2? Cos'è sta roba? Mettiamo gol. Due punti, zero ovviamente. Assist, zero. Facciamo questa roba, la mettiamo qua. Ok. Ok, facciamo così, e questa la teniamo fissa qua sotto raga, perché secondo me è molto carino sapere poi quanti gol e quanti assist sta facendo il nostro giocatore in carriera Vi piace? Lo so che si può vedere dal modo della carriera, però ce l'abbiamo sempre a schermo almeno Ok, gol e assist, così, mi, pi mi piace raga, forse è meglio metterlo giallo, non lo so No, dovrebbe andare bene Ora, fatemi un attimo capire che visuale abbiamo però Intanto è il nostro debutto, mamma mia! Mamma mia! Abbiamo pure lo stadio con l'ufficiale. Ah, e vedete, dobbiamo fare le cose. Ottiene una valutazione di 6,5, ottiene una percentuale di realizzazione di almeno 50%. Completa tre passaggi. Io migliorerei questo. Ok, va bene. E in base a quanti ne facciamo ci dei punti? Sta visuale, ovviamente, no, raga, perché per giocare questa carriera sapete quale visuale si usa, cioè non c'è neanche bisogno che ve lo dico. Mettiamo quella da dietro, qual è quella da dietro? Campo largo. Professionista? No, non è pro professionista, è quella che mi fa girare la testa. Perché è quella che si gira su se stessa, vero? Ma proviamo professionista, non penso sia quella giusta però. I golasti saranno per tutta la carriera, ovviamente. Non so se è quella giusta, raga. Vediamo un attimo adesso che riceviamo palla cosa succede. Perché se è quella che si gira, non mi piace. Che questa potrebbe farmi venire mal di testa. Ditemi voi, raga. Tanto subito. Oh, oh. Passacela. Attenzione. Primo tiro. Time and Ross... <ride> Non so se ragazzi è meglio questa o fatemi vedere quale, quale altra si può mettere. Uh, campo largo. Io ne voglio una di quelle. Ce ne sono due da dietro se non sbaglio. Fondo campo. Eh, posso scegliere solo fondo campo o professionista. Vediamo com'è fondo campo. Non so se è bello. No, ma che orizzontale. La visuale va questa, ragazzi. No, fondo campo non mi piace. fondocampo non vediamo da dietro. No, mettiamo professionista. No, ragazzi, il bello della carriera giocatore è proprio per la visuale da dietro. Non scherzate. Ok, professionista, vai. Ok, no raga, fidatevi è solo questione di abitudine. Ho fatto tutta la carriera Willy Venom con questa, non vi preoccupate. Ora, allora, io però, ah, così va bene, dai. Alze Direi che Volevo dire che alzerei un po' la cam, giusto per... Aspettate un attimo, eh. Così poi abbiamo tutto a posto per tutte le prossime live. Diciamo così, alziamo un pelo. Perfetto. Ok. Tra l'altro io andrei a comprarmi una maglia del Borussia Dortmund domani, così ce l'abbiamo per le live di Willy Venom. Mi piace come idea, raga, mi piace molto. Bene, eh, ragazzi, abbiamo pochissimi minuti e vediamo. Tra l'altro, ah, il tempo va più lento quando hai meno minuti, ok. Io vorrei subito fa fare un gol al debutto, sarebbe incredibile. Però concentriamoci sugli obiettivi, dobbiamo fare tre passaggi nella metà campo avversaria. Non dobbiamo essere troppo egoisti. Tipo qua possiamo chiamare palla. Bene. Ok, passaggi completati. Perfetto, ridammela. Io la giro qua con calma Raga l'inizio sarà dura Non ho manco visto quanto abbiamo di overall Attenzione Passamela Passamela Quanto abbiamo di overall si può vedere? No Ok intanto ho già fatto questo Devo fare Una valutazione di 6 e mezzo devo fare almeno un tiro in porta Raga Questo è gol Questo è gol fidatevi Oh è mia È mia È mia Non è mia Niente Vero non fai decidere un po' anche a noi Eh cosa? Eh, ovvio quando poi ci saranno le decisioni Le farete anche voi ma Adesso che siamo in partita No, ho sbagliato Ah, peccato Eh, raga, all'inizio sarà dura Perché comunque siamo dei giocatori un po' scarsi Però fidatevi che poi potenziamo bene la velocità e tutto quanto E voglio... Oh, ripassamela Io provo il tiro No, voglio fare il primo tiro in porta della mia carriera Hai 70 di overall? Come fate a sapere che ho 70 di overall, raga? Come fate a sapere che ho 70 di overall? Chi, chi ve l'ha detto? Comunque io vorrei solo dire che il Borussia Dortmund B sta perdendo 3-0 contro la Cremonese. Cioè, Diciamo che il debutto non è dei migliori. Però vorrei almeno completare tutti gli obiettivi. Vediamo un po'. Ok Recke. Però qua mi sa che... Ok, ultimazione. Ultimazione, sfruttiamola bene. Mamma mia Willy Venom. Mamma mia Willy Venom. Mi sa che non sei molto portato per il calcio. Torna a studiare Willy. Ultimazione, dai, facciamola bene. Umbehound. Dobbiamo trovare dei soprannomi per i nostri compagni di squadra. Che ovviamente sono degli scarsoni. Ok, Anning. No, ragazzi. Eh, vabbè. vabbè. Era, era importante debuttare senza fare danni, ragazzi. 70 ce l'ha scritto. Ok, ah, vabbè. Partiamo da 70. Non siamo manco così scarsi, eh. Vi dico, non siamo manco così scarsi. Cerchiamo di non prendere gol. Cerchiamo di non prendere gol. Vabbè, tanto siamo. Cioè, in realtà è finita 3-0. Dai, dai, forse abbiamo l'ultima azione. Oh, 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 mandami. Sono partito. Non c'è tempo, io ci provo lo stesso. Mamma mia, ragazzi, Willy Venom deve migliorare molto. Finita la prima partita, vabbè, è stato un assaggio. Sappiamo che dobbiamo migliorare molto. Poi, vabbè, volevamo metterci in mostra la prima partita. Però già avere uno stadio così bello è tanta roba, raga. Un nuovo tronchetto. Sì. No, la visuale è molto bella, raga. E fidatevi che quando segniamo questa visuale vi dà delle emozioni incredibili. Devo fare gli allenamenti, dite? Vediamo. Fidatevi, raga, di me. Diamo fiducia a questa visuale che sarà la cosa più bella del mondo dopo, fidatevi, ci ho fatto tutta la carriera Willy Venom con questa. Ma raga ma è bella sta visuale, vi faccio un sondaggio, ma giusto per curiosità. Eh. Questa visuale o oh. visuale classica. Tanto siamo in 1000. Bene, raga. Allora, ah, vedete, ci ha tolto un po' di cose. Però ci ha dato 6 punti. Perché abbiamo fatto XP. Ah, tutto chiaro, raga. Tutto chiaro. Vedete, adesso abbiamo 6 punti abilità disponibili. Voi non li vedete, ma qua c'è scritto 6 punti. Io andrei subito a potenziare alcune cose. Tipo, raga, la prima cosa da velo... fare è la velocità. Cioè, totale velocità scatta e accelerazione. Dobbiamo essere veloci, perché se no non andiamo avanti. Quindi, potenziamo velocità scatta e accelerazione. Non ci facciamo così. Meglio l'accelerazione della velocità scatto, ok Potenziamo l'accelerazione della velocità scatto Poi per ultimo potenziamo il resto Appena mi fa fare delle scelte, raga Cos'è sta roba? Ah, la specialità Il difensore più rapido a recuperare No, non ci interessa Potenzi i tre da dentro l'aria Ok, mettiamo questa Perfetto, già, raga, già siamo abbastanza solidi Cosa avete votato? Vabbè, ah, 50%, raga, quindi decido io Mi tengo questa, il visuale andiamo avanti voglio capire se succede qualcosa uh, niente succede che giochiamo di nuovo e intanto abbiamo 1000 euro non lo vedete perché non lo vedete ma forse era meglio come era prima la cosa aspettate va così vedete anche quanti soldi abbiamo aspettate facciamo così così vedete i soldi va facciamo così gola ancora 0 assist 0 ma è l'inizio raga Ok, io farei così, almeno vedete i soldi che abbiamo. Gli allenamenti. E come si fanno gli allenamenti? Allenamento. Ma non penso di doverli fare, raga. No, ma non devo fare gli allenamenti io. Secondo me... Ah, vabbè, ci danno i bonus presenza. Ma sì, raga, ma non mi, non mi metto a farvi gli allenamenti. Che senso ha che mi metto a farvi gli allenamenti? Volete che faccia gli allenamenti? Ma siamo ancora scarsi, raga. Se faccio gli allenamenti adesso non ha senso, secondo me. Giochiamo un po'. Diciamo un po', poi gli elementi me li faccio. Sì, se no non sei titolare. Poi poi si. Ah, devo, ah, devo fare. Ah, ho capito, raga. Devo farne almeno uno. Di ogni: Uno, uno e e poi posso simularli. Ok, allora andiamo a farne uno, uno e uno. Mettiamo quelli dove siamo un po' più forti. Mettiamo normale: Giro, giro, to... Potente. Esegui il maggior numero possibile di mossa abilità. Non ne abbiamo. Dribbile giocatore e sagoma per raccogliere i trofei più velocemente. Facciamo questo. Li facciamo un... Ne facciamo tre, raga. Mettiamo questo, poi mettiamo... Qua mettiamo uno sui tiri, anche se siamo ancora scarsi a livello di tiri. Facciamo... Eh, batti il portiere, non ce la faccio. Dribble e tira. Facciamo dribble e tira, dai. E poi facciamo... Devo farli almeno una volta. Sì, sì, lo so, devo farli la prima volta, avete ragione. Poi facciamo uno sui passaggi. Facciamone uno, boh. facciamo filtrante alta. No, ma no... no Super e crossa, no. Sono troppo complicati questi. Facciamo passaggi precisi. Vai. Li faccio tutti la prima volta, raga, lo so, lo so, non mi ricordavo, bisogna farlo solo una volta, avete ragione. Ok, cosa devo fare qua? Non mi ricordo. Ah, niente, devo difendere. Oh mamma, ma è difficilissimo questo, raga. Ma è veramente difficilissimo, ma come posso uscire da qua, secondo voi? No. Ma è difficilissimo. Oh, no, 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 non volevo uscire. Ok. Ok. Ah, no, ma ah, va bene. Ok. È facile, è facile, scherzavo. Me l'hanno tolta, però vabbè, ho già fatto un botto di punti in realtà, quindi. Che siamo un po' dei tronchi. Ma come ci arrivo là io? Ah, non devo entrare nella zona del, dell'attacca... Oh, via 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 via. Ok. No, 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 ah, alzati, Willy. Voglio fare. Devo far perfetto, eh, raga. Devo fare il livello migliore possibile. Guarda lì, Willy! Mamma mia che giocatore sontuoso. Sontuoso o magnifico! Magnifico, perfetto! Boh, il primo andato. Non ci abbiamo neanche quattro skill. Ok, il primo è andato. Il primo andato. Voto A, perfetto. Svolgi il prossimo esercizio. Questo, raga, sarà difficile fare A, ve lo dico, però ci proviamo. Ma io posso. Ah, ok. Vabbè, easy, raga. Eh, easy più o meno. Facciamo tutti i tiri di raso terra. Ecco eh, già questo alto. Ma come faccio a segna? A? Ok, posso di nuovo tirare rasoterra. Bene, 4000. Posso tirare razzoterra, sì. 5.000. Vabbè, posso tirarli tutti il rasoterra. Perfetto, a ah, di nuovo, perfetto, ecco. Niente. Speriamo che sia voto A, raga. Devo mettere questa sotto l'incrocio. Sotto l'incrocio! Dammiati, prego. Ok, svolgo il prossimo esercizio. Bene, un consiglio, guarda video su come fare a diventare il giocatore 88+. Più. Eh, poi magari mi guardo qualcosa. Cosa devo fare qua? Niente, passarla semplicemente. Wow, che esercizio difficile. Adesso, come minimo, non faccio acqua, raga. Ma è facilissimo. Vabbè. Io faccio questo esercizio, spero di prendere... Ah, eh, ma non, non sto andando benissimo, eh. Ero partito troppo soft, raga. Veloce, veloce. Passa. Dai. Dai. Ok, voto A. Perfetto, raga. Abbiamo fatto A in tutti e tre, quindi adesso possiamo simulare. Uh, abbiamo tre punti abilità disponibili. Perfetto, raga. Adesso posso simularli, giusto? Sì. Quindi il mio calciatore... No, personalità non mi interessa. Uh, crescita giocatore. Sì, sì, adesso li simuliamo. Siamo 71 di overall, ok? Interessante. Io, raga, continuerei a potenziare la velocità finché possiamo. Facciamolo bello, ve bello veloce, ok. Abbiamo ancora un punto abilità, però non lo toccherei. Overall 71. Um, sta cosa della personalità non ho capito bene in base a cosa va, raga. No, vi giuro che non ho capito. Abbiamo 196 punti personalità e come li uso questi punti personalità, ragazzi? Qualcuno mi sa dire come uso questi punti personalità? Voi siete esperti, raga, sicuramente qualcuno di voi lo sa. Mi potete dire come uso questi punti personalità? Qualcuno lo saprà, mettila cam in alto al centro. Eh, non sarebbe una cattiva idea. Però ho paura che poi copra i gol. Ah, non li posso usare. Ok, va bene. Allora andiamo avanti, raga. Andiamo avanti. Seconda partita. Cerchiamo di fare il nostro primo gol. Ci fa entrare di nuovo all'83. Va bene. Faccio una partita, sì. Ecco qua. L'ingresso di Venom dopo il debutto che è stato un po' deludente vediamo che succede qua Partiamo in vantaggio questa volta Ok Ah tra l'altro devo abbassarvi un po' la cosa raga perché No a posto, no scherzavo Si era, si era buggato Ah vabbè dai abbiamo subito preso gol ma che vuol dire appena entro prendiamo gol vabbè Almeno tocchiamo un pallone vai Non ho neanche visto cosa dobbiamo fare come obiettivi Ah uh, potrei vederlo un attimo scusate Esegui un tiro in porta, completa tre passaggi e ottieni sei e mezzo di voto Migliorato a 7,5. e mezzo Come lo ottengo 7,5, e mezzo raga? Vabbè Quello dei passaggi dovremmo farlo easy Ok? Io vado in profondità e mi mandi bro Mi mandi bro Non mi hai mandato bro Non mi hai mandato bro Lo so che devo chiamarla Però non voglio chiamarla troppo Perché poi forzano i passaggi Ma cosa la cam raga? Ma cosa vuol dire Venom la cam? Perché mi state scrivendo tutti Perché mi state scrivendo tutti Venom la cam? Cos'ha la cam che non va? La abbasso ancora un po'? Così non copre la cosa? Ma Raga, cosa vuol dire Venom la cam? Non sto capendo. Mandalo. Bravo che palla di Venom. Sì, ma a me serve il radar, eh. io voglio il radar un attimino. Ma cosa vuol dire la cam? Ma non è messa male, cos'ha raga? L'ho messa lì perché no vi copre la cosa che c'è sotto, ragazzi. No, raga, non sto capendo cosa state dicendo. Ragazzi, la cam è messa qui perché sennò guardate vi copre sopra le cose che ci sono. Devo per forza lasciarvela lì. Al centro? No, ho paura che sia brutta. Al centro. Se volete, proviamo. Eh, al centro, però. Vabbè, giustamente. Ma no, la visione del gioco, ragazzi, lasciamo questa. Abbiamo fatto un sondaggio. 50% no, volevate questa, 50% volevano quella normale. Quindi scelgo io. Fidatevi, raga, che è, è la visuale migliore possibile per questa modalità. Ok, il radar è apparso. Ci hanno messo nuovo ruolo terzino destro. In che senso? Vabbè. Cerchiamo di inventare. Io devo fare un tiro in porta, l'ha detto il mister. Oh, Venom. Primo tiro in porta. <ride> Ragazzi, basta. Cioè, non potete. Non posso metterla in mezzo. È brutta la visuale, in me la, la mia cam in mezzo, anche perché io guardo così, capite? Io non capisco perché ci hanno messo terzino destro, comunque. L'inizio è un po' drammatico di questa carriera, però. Andrea meglio, ma perché vi state lamentando della cam, della visuale. Concentriamoci, cioè, cerchiamo di entrare dentro il personaggio. Tutte quelle. Vabbè, io sono entrato, ragazzi, stavamo vincendo 1-0. Sono entrato e abbiamo preso 3 gol. Io non entro più, raga, ve lo giuro, cioè. Ma poi mi danno degli obiettivi impossibili. Come faccio a ottenere mezzo di valutazione? Vediamo se riesco almeno a fare il tiro in porta. Tanto ormai la parte. La partita è andata. L'obiettivo nuovo sarà fare il tiro in porta. Che se facciamo quegli obiettivi là che vuole il Mister, poi ci mette a titolare, raga. Quindi, no, raga, basta. Io non ne posso più. Non ha senso che continuate a dirmi la cam, la visuale. Vi ho detto, la visuale è questa qua perché preferisco questa per fare carriera giocatore. La cam è messa lì perché sopra, raga, vedete che ci sono le cose con il, la valutazione e tutto. Non vorrei coprirvela la valutazione. Siamo d'accordo? Ok, bravo Venom. Vediamo se riusciamo a fare un tiro in porta, ma la vedo dura. Ok, mi sovrappongo, bro. Ripassamela, bro. Tiro in porta. No, niente, non, non arriva il tiro in porta, raga. Magari da calcio d'angolo? Chiamiamola. È mia, è mia. Sì, tienila. Dai, ma tienila, bro. Altro angolo, abbiamo un'altra occasione. È mia, è mia. Non è mia. Oh, no, no. Niente. Finita anche la seconda partita, raga. Debutto difficile. Triangolo per chiedere la palla, no no, che triangolo? X Triangolo chiedi il filtrante, X chiedi il passaggio normale Ah ma era il nostro portiere quello, ok abbiamo ancora un'occasione allora Mamma mia che brutta chiamata, eh raga brutta brutta, stiamo forzando troppo Bene un potenziale al tiro, ma il problema è che non ci arriviamo neanche a tirare raga Vabbè ma ci sta, se non creiamo i pre amichevoli precampionato, cioè dobbiamo farci vedere dal mister Vorrei capire quando ci fa fare le scelte quelle per essere virtuoso... O oh, l'altra cosa. Mi ha messo TD perché sei veloce. Sì, ma noi siamo attaccanti. E eh, vedete? Meno 15 ancora, eh? Valutazione tecnica meno 15, perché abbiamo fatto solo un obiettivo. Ah, vedete? La personalità viene influenzata in base a come giochiamo, se la passiamo o cosa. Ok, ok, mi piace. Mi piace, raga, mi piace. Terza partita, poi mi sa che inizia il campionato, eh. Qua abbiamo delle attività, ma abbiamo solo 1000 euro. Ah questa possiamo Ah vedete raga Vedete perché è interessante questa cosa Vedete perché serve che ci siate voi Prestazione opaca Abbiamo fatto una brutta partita Dobbiamo decidere cosa rispondere alla stampa Quindi Respingi le critiche Ringrazio tutti per il sostegno O Ci impegniamo a migliorare Quindi le opzioni sono O che dico che Siamo troppo forti O che ringrazio comunque tutti quanti per il sostegno O che parlo con l'allenatore per cercare di migliorarmi Quale opzione volete mettere raga? Qua si fanno sempre sondaggi. Faremo uno, due o tre. Vai. Decidete voi, raga. In base a quello ci dai punti, chiaro, capito? Sottolinei che si è trattato di un caso dorato, mi è bello, bello, raga, mi piace. Sono, siamo nel Borussia Dortmund B Vediamo cosa avete votato. Già 300 voti. Il 3 avete votato, ok? Quindi il 3, parli con l'allenatore per analizzare nel dettaglio la tua prestazione e mettere a punto un programma per migliorare, ok? Punti generoso abbiamo preso, interessante, interessante. Vabbè, qua non ci fa, non possiamo comprare niente, ma andiamo avanti. Anche qua entriamo... Ah, un minuto prima entriamo, entriamo all'ottantaduesimo. Ho capito che la valutazione c'è anche accanto al nome Cristiano, me lo stai scrivendo da un'ora, ok? Si parte subito con un calcio d'angolo per loro. Prima con la Cremonese abbiamo perso. Vediamo col Verona che succede. Di solito il nostro ingresso non porta molta fortuna. Tra eh. l'altro, io non ho ancora manco imparato a conoscere i miei compagni di squadra. Ma vabbè, ci sarà tempo. Venom, subito, ottima difesa. E scarica dietro. Bisogna giocare con. Non ho neanche di nuovo visto gli obiettivi. Forse è meglio non vederli gli obiettivi, raga, perché ci facciamo condizionare. Venom, il primo assist potrebbe essere questo. Dai, ma segna, ti prego. Vabbè vediamo gli obiettivi dai Ottieni percentuale di dribbling riusciti 30% Valutazione 6,5 e cross Dobbiamo fare dei cross Questo me lo conta come cross Io la butto dentro Magari c'è un assist No Siamo esterni destri Dove lo vedete raga? Ma mi dite come... Quante cose sapete? Dove lo vedete il ruolo? Se vuoi il panone devi cliccare Lo so, lo so che devo premere Siamo esterni destri Ok, allora possiamo fare i cross Possiamo fare i cross Vediamo se è subito un buon cross Assist! No! Però mi sa che ha apprezzato il mister perché ho visto le frecce. Bravo Venom! Vediamo se me l'ha contato. No, non me l'ha contato. Ok, siamo, siamo esterni. Non so perché ci hanno messo esterni, raga. È l'inizio della carriera questo. Venom se vuoi che ti fanno un filtrante. No, lo so, lo so, raga. In base al tasto che premi, chiami il passaggio, ma lo so quello. Il problema è che qua giustamente non si fidano tanto di noi. Perché siamo dei giocatori appena arrivati, magari hanno anche paura che gli rubiamo il posto e quindi. Tendono a non passarci. Ah, sì, sì, mi sono messo punta, ma mi sa che. Essendo che siamo arrivati nuovi nella squadra, il mister ci sta provando in diversi ruoli per capire qual è quello che si adatta meglio allo stile di gioco della squadra. Quindi, noi ci adattiamo, ragazzi, noi. Per ora ci adattiamo, poi vediamo che succede. La vedo veramente dura comunque sbloccarci perché siamo veramente scarsi, raga. Il problema è che se non facciamo bene gli obiettivi non cresciamo. Quindi è un po' un, un cane che si morde la coda. Attenzione. Ok? Bel passaggio di Venom. Ripassamela, Venom, per il primo gol. Al debutto. No, Palo. Non ci credo. Palo di Venom al debutto. Cioè al debutto. Alla terza partita. Non ci credo. Non ci credo. Pazzesco. Ragazzi, è andata così. Che ci dobbiamo fare? No, ma portiere, ma cosa fai? Ok, sarebbe anche stato il gol vittoria, incredibile, vabbè, non importa. Ok, giochiamocela bene, raga. Giochiamocela bene, fammi un filtrante. Ma che filtrante è, bro? Ma siamo in una squadra di scappati di casa. Siamo in una squadra di scappati di casa. Dai, incredibile. Ok, forse abbiamo l'ultima occasione. Almeno abbiamo fatto il primo tiro Non importa perché non è un tiro in porta, però Ok Bella, mi piace Mandami Bro Bro, vado, vado dritto Vado dritto Venom, Venom È partito, è partito Si ferma No, dovevo... Eh, dov... ho provato a crossarla, raga Che vi devo dire Volevo completare gli obiettivi Non fischiare, bro Non fischiare Venom, allarga benissimo Se la fa ridare Cross dentro No, niente, finita, stiamo andando meglio, raga, stiamo migliorando. Terza partita, purtroppo ancora non ci sblocchiamo, ma ci siamo. Ci siamo, ci siamo. Vemo non cresce con gli obiettivi, ma migliorando con le statistiche. Eh, ma facendo gli obiettivi ti dai punti per migliorare le statistiche. Mamma mia. Vedete ci danno i punti perché abbiamo fatto solo un obiettivo purtroppo. Uh... Se per gli allenamenti li titolari, ma gli allenamenti li abbiamo messi raga. Dovrebbero essere in automatico credo. Sì, allenamento, vediamo se li fa in automatico. Ah no, devo fare. Ok. Ah, devo farli in automatico io, ok. Ah, ok, ok, perfetto. Siamo saliti e abbiamo sbloccato 4 punti abilità, raga. In cosa li, li mettiamo, da me, i 4 punti abilità? Dribbling? Ricordatevi di andare nel giocatore, ok, raga, ok, non lo sapevo, scusate. Sei rosso, sei in riservo, ok. No, no, raga, non mi piace il visuale classica, ho già provato in altri, in altri FIFA. Mi piace questa visuale qua. Io potenzierei un po' il dribbling, siamo d'accordo perché. Controllo palla, facciamo così. Facciamo controllo palla. Dribbling. E dri eh, raga, sì, un po' di dribbling perché non si gira il nostro giocatore. Siamo ancora a 71. No, ma il tiro non importa, raga. Il problema è che non ci arriviamo al tiro. Inizia il campionato, tra l'altro. Uh, inizia il campionato tedesco. 20 squadre. Noi siamo nel Burus e Dortmund B, raga. Dobbiamo far bene per farci notare perché l'anno prossimo non vogliamo stare qua, ovviamente. Vediamo se ci fa giocare. Oh, ci fa entrare il 75esimo Comunque ci dà fiducia il mister, raga Ci dà fiducia Raga, ho letto, non importa Cioè, è inutile che me lo continuate a scrivere Non schippo, raga Così vediamo gli obiettivi che ci dà il mister Valutazione mezzo, Esegui un tiro in porta Completa tre passaggi Vabbè, uno dobbiamo migliorarlo Io miglioro quello dei passaggi Che è il più facile, raga Ok Concentrati, raga Non importa chi sta, cosa sta scrivendo quel ragazzo in chat Concentriamoci qua tutti insieme per un sogno, cioè, tutti insieme per Willy Venom. Vogliamo il primo gol. Io direi: iniziate a spammare le emoticon del gol, ragazzi. Spammate tutti le emoticon del gol. Venom. Con tutta la calma del mondo, non dobbiamo forzare le giocate. Venom. Il tiro. Uh, queste sono partite importanti, raga. Qua non siamo più in. Eh, non siamo più in amichevole, eh? Qua è tutto super importante. Tra l'altro, che carino che è lo stadio che ci hanno dato, raga. Tutto piccolino, così. Mi sa molto di terza divisione inglese, eh, tedesca. Mi piace. Ovviamente entriamo, stavamo vincendo, guardate che subiamo gol, eh. Sempre così, eh. Mamma mia, bravo, purti! Ah, sì. Tu mi avevi consegnato l'Oldeburg, non conosco. Ok, contro i piedi di Venom. Questa è la nostra giocata classica. Venom è partito. Venom è partito, non lo tengono. Venom se ne va. È troppo lento, però non importa. Venom, non so chi c'è in mezzo. Io calcio! Gol al debutto in campionato! Ha segnato Willy Venom! Ha segnato Willy Venom il primo gol della nostra carriera. Vamo! Il primo gol, fatemi aggiornare il testo. Vamono vamono vamono, 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 primo gol della carriera di Willy Venom, che gran gol tra l'altro, guarda lì, sboom! sfonda la porta, Willy Venom, vediamo a quanto ci sale il voto 7,9, bene, bene, dai che se giochiamo bene il mister ci dà fiducia e poi ci fa giocare il titolare Aspettate un attimo. Aspettate che sto dicendo una roba a Christian? Ok. Se vuoi puoi fare i momenti clou, no, e eh? dov'è il bello? Dobbiamo sudare, farci le ossa con Willy Venom, dall'inizio alla fine di questa carriera. Resistiamo? Magari una doppietta al debutto non sarebbe male. No, no, non subiamo gol. Non subiamo gol. Bravo. Io devo ancora imparare a conoscere i nostri compagni. Non so mai i nomi. Cioè, lui. Ah, perché non me li fa vedere? Ah, Pudel. Ok, Pudel buono. vediamo se facciamo anche il primo assist. Fammi un bel movimento. No, niente. Allarghiamo di qua allora. Mamma che palla di Willy che poi la richiama fuori. Dammela bravo Io provo una cosa difficile raga Difficilissima No perché l'ho passata Ma dai ma quanto sei scarsi Ok Devi fare gli allenamenti raga Gli allenamenti li faccio Dobbiamo ricord ricordatemelo voi Perché bisogna farli ogni sette giorni Quindi dopo ogni partita ditemi allenamento Così me lo ricordo Questa cosa varrà per tutte le live eh, Perché raga io non me lo ricordo se no Willy allarga per Angel mandami bene Angel mandami bravo c'è qualcuno in mezzo sul secondo palo provo un cross difficile è bellissimo va bene va bene non dobbiamo essere troppo egoisti raga i momenti clus sono buggati ma non voglio fare cose buggate domani vai a San Siro è eh. beata a te Noemi beata a te io ci ho provato in tutti i modi niente biglietti Venomi il guerriero giallo nero è vero è vero il guerriero giallo nero alla fine, comunque, raga, che sia Arrogate Town o che sia Borussia, siamo sempre una squadra giallonera, eh. Eh, Siamo sempre una squadra giallonera, ragazzi. Ci avete fatto caso che abbiamo gli stessi colori dell'Arrogate? Ma come fuori gioco, Ma dai. No, non cioè, conosce i giocatori di serie A di persona, no? Bravo, Willy. Ma, bravo, più o meno. Ha fatto un assist agli altri, Willy. finita ragazzi debutto in campionato con, con gol per Willy Venom vamo <susurra> scusate ok sono son soddisfatto ragazzi andiamo avanti vediamo adesso il mister Se sarà contento il mister spero eh abbiamo fatto tutto bene ok tutti gli obiettivi completati guarda lì valutazione tecnica migliorata bene 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 Venom il guerriero genero. sul gol fa gli short boh, vediamo il nuovo idolo Venom conquista le prime pagine, addirittura. Ok, dobbiamo fare gli allenamenti, vero? Sì. Dobbiamo fare gli allenamenti. Intanto aumentano i nostri soldi. Ah, così facile proprio. No, non me lo fa fare? Perché non me lo fa fare, raga? Non sono passati sette giorni, forse. Stipendio 2400. Abbiamo 2400 euro. Non so come faccio a... Um... Le mie azioni, cos'è sta roba? Ah no, richiedi... Ah, abbiamo 18 anni, vedete? Voglio vedere, siamo il più forte della squadra comunque, raga. Siamo nettamente il più forte della squadra. Ok, ok. Personalità, vabbè. Mm, devo ancora capire delle cose, ma... Giochiamo, raga, giochiamo, giochiamo. Grazie mille intanto Nicola, non c'era bisogno di donarmi 3 euro. Grazie mille. Perché non è passato quel tot di tempo? Ok. Comunque siamo contro l'Alshkar. Nonostante il gol che abbiamo fatto al debutto, non ci fa giocare titolare. Ma entriamo all'ottantunesimo. Va bene, raga. Vediamo come va all'ottantunesimo. Vediamo gli obiettivi, va? Completa tre passaggi. È sempre gli stessi. Io potenzierei questo qua dei passaggi, raga. Sempre così. Ci dà più punti. Controlla lo stipendio. Aveva un 2500 euro, raga. Poco. Subito! Uh. Ah posizione A T Appare scritto qua sopra la posizione raga Sopra la mia cam Ci ho fatto caso adesso Ah no nuovo ruolo è D Vabbè Nuovo ruolo è D Ma perché ci cambiano ruolo? boh? Comunque io il radar lo vorrei a destra Ah no ma a destra sarebbe sotto la cam Quindi meglio che sta a sinistra ma... A destra metti meno cose possibili Ragazzi ma Perché scrivete tutti cosa? cose mi sono perso? Tornate indietro nella live e guardatelo Abbiamo iniziato la carriera comunque. Willy, Willy, testa bassa per lui. Si ferma. Scarica dietro con calma, bravo Willy. Va da qualcuno. Passatemela, passatemela. Va bene lo stesso. Però pur, piuttosto che far sto tiro brutto. Mamma che palla di Willy Venom. La chiama dietro. Lo prova! No, incrocio dei pali, non è vero? Willy! Ma dai, ma che sfortuna! Abbiamo preso più pali che gol in carriera per ora, eh? Due pali e un gol. Ma dai, stavamo già facendo il gol dell'anno, raga. Stavamo facendo il gol dell'anno. Come siamo? Ah, stiamo perdendo, ma come stiamo perdendo? In altre estra, ti dicono i giorni che devi aspettare, ok. Scusate, raga, ma è nuova anche per me sta cosa, cioè. E il primo episodio è, è nuova. Peccato, qua la vedo dura, raga. Purtroppo, finché ci fanno entrare così tardi. Finché ci fanno entrare così tardi in campo, è, è difficile. È difficile essere decisivi. Dobbiamo. Oh, oh. Perché l'ho passata? Ah, avevo X premuto per chiamare il passaggio e l'ho passata. Va bene. Passamela, bro. Venom! Gol dell'1-1. -1! Vamo! Vamo! Siamo troppo forti. Difficoltà leggenda. Secondo gol in carriera. Vamo! Al minuto 88. Ora ci metterà titolare dopo due gol in due partite. Eh? Speriamo. Vabbè raga, siamo anche in serie C, eh. Quindi il livello degli avversari è molto basso. Dobbiamo considerare questo. È un inizio. Ok. Ok? Ma perché non l'hai passata a me, Bru? Io non l'ho chiamata perché ho detto magari gli forzo il passaggio, ma... Maledetto. Con tutti questi pari dovrei diventare un nuovo giocatore della Roma. Eh, eh, ti capisco, bro. Ok. Ultima azione. Sfruttiamola bene. Io vado sulla fascia, mi allargo. Mandami al momento giusto, bro. Ok? Facciamo l'1-2, eh. Mandami. No, ma mandami, eh, raga, allora, siamo in una squadra di scappati di casa, obiettivamente. Cioè, però non è finita. Attenzione! Te la passo. Ripassamela! Eh Vabbè, vabbè, va bene, va bene, raga, va bene. 1-1 la seconda partita. Altro gol. Due gol in due partite per Venom. Ci siamo, raga, ci siamo. Oh, non è finita. Mo prendiamo gol. Mo prendiamo gol. Ma prendiamo gol. Esci purti. Esci purti. Bravo. Venom, io ho ancora FIFA 14. Ma nel senso che giochi a quello. Comunque, questi stadi sono troppo belli, raga, della serie B tedesca. Finita? Ce la facciamo a fischiare? Ok, fischia? Ma è finita da un po'. Vabbè, ok. Bene, bene, sono soddisfatto, raga. Sono molto soddisfatto. Venom, leggi Instagram. Bro, tanti di quei messaggi su Instagram che non puoi immaginare. No, non devo far uscire il portiere. Ciao Peppo. In alto a destra ti dico i giorni, certo. Sì, sì, l'ho letto, bro. Se vi rispondo a un messaggio non riscrivetemelo, vuol dire che ho letto. Vediamo se ci danno punteggio per l'allenatore o no. Spero di sì. Ok, più 25, abbiamo fatto tutti gli obiettivi. Siamo pure saliti di livello, quindi abbiamo tre punteggi abilità, eh. È perché è riuscito dalla live crew. Abbiamo tre punti abilità. Uh, e dobbiamo anche fare l'allenamento, forse si sì. quindi simula tutto perfetto perfetto raga siamo qua di titolari guardate la barra di qua allora abbiamo 3100 euro ne ha più di me lui uh, crescita giocatore sì, si sì, si sì, si sì, è da un po' che siamo saliti a 71 io potenzierei ancora il dribbling raga, perché da quando abbiamo potenziato il dribbling effettivamente sta rendendo meglio il giocatore, quindi farei i dribbling, controllo palla, controllo palla, ok, così poi potenziamo le, le mosse abilità credo, credo sia qua no? Ah no, è questo per le mosse abilità. Vabbè, continuiamo a potenziare il controllo palla, va che ci stiamo trovando bene. Abbiamo 3100 euro, vorrei vedere quanto costano le attività da fare. Uh... No, non era qua. Stagione. No. Principale. Attività. Disponibile. Acquista un tappeto elastico. E cosa ci dà però, raga? Ah, ci fa aumentare un po' le statistiche. Vedete, salto più 1. Bonus allenamento 5 XP. Punti trascinatore 50. Vabbè, compriamo il tappeto elastico. Salto più 1. Bonus allenamento 5%. Va bene. Cioè, ma un tappetrestico l'abbiamo pagato 2500 euro. Ma che roba è? Ma questi prezzi sono un po' gonfiati. Eh? Vabbè. Uh... Avanza. Siamo a 72 di overall sicuri? Abbiamo la coppa intanto. E abbiamo ancora 1300 euro. E sono uscite delle nuove attività. Leggi il libro di una leggenda del club. Gratis, era? E ci dà un po' di punti. Ma io non sto capendo. Investimenti, ovviamente non possiamo investire perché bisogna avere tanti soldi. Non investiremo. Ehm, ok. è in alta destra, sì, 72, vero. Siamo saliti a 72, raga. Piano piano, piano piano. Ci fanno entrare un po' prima, eh. 57esimo in coppa. Vediamo un, po', vediamo un po' che succede, raga. Iniziano a fidarsi un po' più di noi, eh. Allora, ottieni percentuale realizzativa 50%. Eseguito il tiri in porto. Ottieni valutazione di 7. Io terrei questo quadra percentuale realizzativa migliorato. Vai. Posizione ATT. Vediamo se ce la cambiano tra un secondo. Subito. Primo pallone toccato è buono. Mandalo bene. Oh, oh. primo assist. No. Ok. Che palla ho messo. Bruttissima, ma non importa. La richiamiamo. Per il cross, ah! Willy Venom. Ma che gol ha fatto Willy Venom? Terzo gol di fila per Willy Venom in partite ufficiali. Ha sempre segnato il nostro Willy Venom. Ragazzi. Ma che vi devo dire? Ma che vi devo dire? Ma che gol ha fatto? Guarda lì! Guarda lì! Willy Venom! Spettacolare sto gol, ragazzi! Spettacolare! Eh, raga. Sta nascendo una leggenda. Vi ricordo, difficoltà. Leggenda, eh. Quindi. Non potremmo avere più difficoltà contro. Perché estrema è una roba malata. Leggenda direi che è quella più alta umana. Poi abbiamo visto anche con le carriere allenatore che la leggenda è la nostra difficoltà. Quindi, va bene così. Viene dall'Italia. Lancia con catiera. Dobbiamo trovare una canzone per, per Willy Venom, eh. Willy Venom arriva dall'Italia, è arrivato in Germania per fare i gol, no, per studiare e per fare i gol. Na, 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 na. Guarda lì che apertura, che giocatore sontuoso, mandami, 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 doppietta, doppietta. Doppietta Doppietta Prima doppietta in Coppa 3-0 3-0 Vamo Vamono Vamono Gol 4 4 Spettacularis Spettacularis Ora ci metterà il titolare ragazzi Dai E non torna campione Comunque è troppo soddisfacente fare un gol Con il tuo giocatore raga Cioè è proprio una sensazione bella Non so spiegarvela Ok? Ok? Non passarmela bro Adesso passamela Voglio fare il primo assist Mamma mia. Sui passaggi dobbiamo lavorarci ancora eh? Vabbè ha segnato lo stesso Quanto vola sto Borussia raga Nuovo Haaland Eh è vero è vero potrebbe essere Haaland è in realtà è partito dalla Norvegia Haaland però poi è arrivato al Borussia prima del City. Guarda lì. Ragazzi, siamo troppo forti. Corri, corri, corri. Eh, non hanno ancora fiducia in noi. Come fate a non avere fiducia in noi che abbiamo fatto 4 gol nelle ultime 3 partite? Cioè, dovreste. fidarci di noi. È venuto fin qui. È venuto fin qui per studiare e segnare. Ragazzi, scrivetemi una canzoncina che. che suona bene per Willy Venom. Io non ho né play né Xbox né Nintendo né PC. E. Eh, gioca a Clash Royale, bro. Guardalo lì, guardalo lì, guardalo lì. Potrebbe essere la prima tripletta. Willy Venom! Tripletta! Tripletta! Tripletta di Willy Venom! Che spettacolo! Che spettacolo! Questo forse è il primo 10 in pagella, raga! Questo è il primo 10 in pagella! Mamma mia! Un campione segna gol con il suo gommone, ma che roba è, bro. Willy porta lo scudetto, vabbè, tanto, tanto noi penso che andremo via da questa squadra a fine stagione, serve solo per farci vedere. Anche perché l'anno prossimo voglio giocare le Coppe Europee. Occhio, occhio. Comunque è molto meglio, secondo me, portarvela così la carriera Willy Venom rispetto che con i video perché c'è interazione diretta con voi cioè vedete possiamo interagire e scegliere insieme le cose tutto quanto poi l'anno scorso l'ho portata all'inizio del canale quindi ci sta che i risultati fossero quelli che abbiamo visto adesso visto anche che in questa prima live c'è stato supporto da parte vostra quindi GG. intanto vabbè questa raga io vorrei anche che finisse sta partita, cioè se volete continuiamo a fare gol eh, però Mamma mia, ne vogliamo fare un altro? Vabbè, facciamone un altro allora no, ma come faccio a farlo? Vorrei fare un bell'assist Oh, oh Ma cosa? Ma cosa hai fischiato? Vabbè, dai Ci sono ancora i falli di mano, mi sa Ci sono, vabbè, ci sta, dai I falli di mano è realistico, in effetti Adesso che abbiamo la visuale così vicina Sì, comunque Tre gol non ci danno dieci Ma dai, ma che vuol dire? Che speciale farei 300k? Eh, boop. Vediamo. Ok, ma non capisco. Vabbè, continua a fischiare. Vorrei toglierli i falli di mano, ma ogni volta li tolgo, poi si bugga e me li rimette. Quindi, Occhio a Li Hijun. Ma raga, ho un dubbio. Aspettate un attimo. Eh. No, eh, le avevo modificate per un video, ma vabbè, facciamo ripristine predefinite. Ma... Le avevo modificate perché dovevo fare delle prove per un video che poi non è uscito. Eh, perché non, non riuscivo a realizzarlo. Però non penso che vadano a influire qua, anche perché anzi, li avevo messi tutti più forti, quindi. Boh, vabbè. Vediamo, raga. Mo' le, le ho rimesse a posto. Però non penso che cioè anzi, li avevo fatti più forti il computer. Quindi, in teoria, adesso dovrebbe essere ancora più facile se quelle cose influivano. Ok, guarda come giochiamo bene: te la allargo, tu mi la ridai, bro. Tu me, bro, tu me la ridai, bro. Tu me la ridai, bro. Tu me la ridai, bro, tu me la ridai, bro. E poi la passo dentro e faccio anche il primo assist. Siamo anche altruisti, signori. Tutti sulla giostra offre venom. Ma non ho, la risultata ne sto facendo una random, raga, cioè. Io sono appena venuto in Germania dall'Italia per studiare, per segnare e anche per fare boom boom yeah. Che, 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 che è boom boom yeah? Per i 100.000 iscritti? Boom. Uh, magari uno speciale, non lo so. Vorrei caricarvi un video che ho sul computer da 8 anni, raga. Però devo, devo censurare molte cose perché... Ci sono tante cose che non si possono sentire in quel video. Perché l'ho registrato, cioè l'ho registrato, era una partita di FIFA, di Weekend League del 2018, in parti con due miei amici. E sia io che loro dicono cose che non si possono sentire. Perché ovviamente non sapevo di registrarle quelle cose. Non, soprattutto non avrei mai pensato di poi caricare quel video su un canale con 100.000 iscritti. Quindi devo un attimo fare un grosso lavoro di editing su quel video. Ci saranno tanti bip, beep beep bip beep beep, beep beep beep. Siamo titolari? Oh, ma come è possibile che non siamo ancora titolari? Vabbè. Io non dirò niente. Come si fa gli allenamenti che non mi ricordo qua. Ok. Abbiamo il bonus attività. Ah, vedi? Livello 6! Abbiamo altri 3 punti, raga. Ma vabbè, eh, mi sembra un po' troppo facile salire, vabbè. Ehm... Ma, posso dire che mi sembra? Forse è l'inizio, vero? Forse è l'inizio. Io, raga, continuerei a potenziare il dribbling, sinceramente. Quindi un punto qua, abbiamo due punti, facciamo. Controllo palla. A ah, quanto costa scusa A ah, un punto abbiamo ok Ok Io sto continuando a potenziarlo eh. Fatemi verificare la difficoltà Perché mi sembra un po' tutto troppo facile Però mi sembra che abbiamo leggenda no Leggenda raga 3 minuti Vabbè mettiamo modalità competitiva Mettiamo modalità competitiva Mettiamo anche difficoltà in base al giocatore Mettiamo tutto Ok Oh siamo titolari raga siamo titolari, la nostra prima partita da titolari. Do dopo la tripletta ci sta... Oh, attenzione! Attenzione, forse c'è qualche decisione da prendere. Ah, spettacolo sta scena. Guarda lì che ci ha messo titolari. Che spettacolo ste scene Ha preso la formazione titolare, raga. Guarda che per la prima volta vediamo di essere titolari. Che spettacolo, raga, queste cose qua. Beh, ci sta. Dopo una tripletta è giusto che siano titolari, eh. Bellissime, queste scene comunque. Titolari 73 di overall, tra l'altro. Oh, finalmente possiamo vedere anche gli altri nostri giocatori. Abbiamo Pasalic. in bueno. Ok. Controlla Venom, ovviamente. Vai. Siamo il migliore della squadra, sì. Vai. Ha segnato 3 gol nell'ultima partita, ok. Io vorrei vedere gli obiettivi. No, questa musica non va bene, copyright. Me la fai vedere? Mi fai vedere cosa devo fare o non posso. Ok. Valutazione di 8 e mezzo, insomma. Segna almeno 2 gol o eh raga, potenziamo quello dei dribbling, ma Sì, raga, basta scrivermi le frasi, tranquilli, poi me la invento io. Calma raga, che mo' abbiamo la pressione di aver giocato bene la scorsa. Arriviamo da una triplette, e qua sicuramente vorranno tutti delle conferme da parte nostra. Quindi non possiamo deludere. Siamo a, eh, a gol in tre partite consecutive. Tra l'altro, è la prima dei titolari. Quindi, occhio, occhio, non dico altro, dico occhio. Con calma, mandami filtrante, bro. Eh no, no. no. Non stiamo giocando con Modric Me l'ho dimenticato questa cosa Ok calma Ok Ok Vabbè vabbè Non forziamo Non forziamo Sì vabbè raga Però io avrei fatto meglio qua eh. Ok raga basta scrivermi Come C'è cioè, la roba del Del coro Tranquilli Poi ci penso io Occhio a Voigt che la mette dentro. Kruger, Kruger. No! Uh! Vai 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 vai, è il momento, è il nostro momento di brillare. It's time to shine. Mamma mia, senza stelle skill. Eh, no raga, è ancora un tronco, l'abbiamo potenziato, ma è ancora un tronco. No, 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 no. Ah, sì, lo controllo io il portiere, avete ragione. Pasalic. Che non penso sia Pasalic quello che conosciamo noi, ma Ok, passamela Pasalic. Bravo Pasalic. E cosa devo fare io? Te la ridò. Alla cieca, senza vedere se sei in posizione regolare. Tu me la dai e io faccio gol. Raga, sfonda i portieri. È troppo forte. Andiamo a fare la nostra esultanza. Cuore in cam. Ha segnato Willy Venom. Mamma mia, Bellina. Ero andata a mangiare che era un gol. Eh, sono successe cose, bro. Sono successe cose. Sono successe cose. Eh, sta, andando, sta andando bene. Ci siamo, ci siamo sbloccati. Cosa ho fatto qua? Gol 6. Ci siamo sbloccati, raga. C'è un serpente fuori dal balcone. Eh, non, non penso sia una buona cosa. Comunque, siamo abbiamo segnato in quattro partite consecutive. Eh. L'ho detto, le, le, quelle lì erano amichevoli, raga. Servivano un attimo per ambientarci. Come vedete, inizia il campionato e. E, e Willy Veron vola. Veron l'attacca. Ah, l'attaccante giornaliero mi piace. Però, un, una cosa. Per non dire attacco, tipo la L Nelson era il guerriero, no? Eh, no, a a scusate, Agudelo era il guerriero giallonero Intanto abbiamo preso gol. Agudelo era il guerriero giallo-nero. Venom, chi potrebbe essere se non il guerriero? L'italiano giallonero Non so cosa ho fatto, ma. Non commenterò. Me la passi, bro? Scarica! Passa! A giro! Ma era bella! Eh, ovviamente però non abbiamo potenziato i tiri ancora. Non abbiamo ancora potenziato i tiri, quindi. Ci sta. Oh oh. Oh! Eh, raga, comunque con questa visuale è difficile, eh. Perché non vedi a chi passarla. Magari a volte avrei dei passaggi interessanti, ma non, non li vedo. Con che visuale giochi? Quella da dietro, raga. Quella da dietro che secondo me è la migliore. Clicca al centro del joystick, l'ho appena fatto, così va sul pallone. Preferite sul pallone l'inquadratura rispetto che su di me? Secondo me è meglio su di me. Secondo me è meglio su di me, raga. Però vedete, così è più bella. La volete sul pallone? La teniamo sul pallone? No, però vedete sul pallone sballa tutto. Vabbè, proviamo a tenerla sul pallone. Io la terrei su di me. Sul pallone balla un po' troppo, vedete. Uh, credi in me, bro. Credi in me, bro. Credi in me. No, ero in porta. Ah. Ero in porta, raga, ve lo giuro che ero in porta. Vi giuro che lo importa, raga. Vabbè. Allora, uno a uno, il gol l'abbiamo fatto, però noi dobbiamo pensare alla squadra. Quindi puntiamo a vincere. No, comunque sul pallone è tremenda, raga. Mettiamola su di me la visuale. Molto meglio. Sul pallone ti fa veramente girare la testa. Occhio. Ragazzi, spammate le emoticon del gol. Va, che qua dobbiamo risolverla noi. Ok, mandami di prima bravo eh ma non è di prima bro bro non sono ancora oh oh cos'è ma, ma dammi il vantaggio dammi il vantaggio oh passamela niente pure le punizioni ci fanno battere io lo provo super tiro mamma mia stavo segnando stavo segnando è vero che abbiamo i super tiri raga potremmo divertirci tanto con i super tiri in questa carriera ve lo dico perché con sta visuale i super tiri vengono che è una meraviglia bravo Venom non esagerare però eh Ok, con calma. Ecco. Ecco. Vedete perché non chiamo mai il passaggio? Oh! Oh! Te la passo, bro. Sono stato troppo altruista, dovevo tirare io. Dovevo tirare io. Eh, lo so, raga, ho sbagliato. Scusate, ho sbagliato. Non, non me la prendete con me. Sta partita la prima da titolare stiamo un po' non lo so, non dico deludendo perché abbiamo segnato, però. Eh, ma tanto cosa posso fare? Ti mando, ok. Passamela, bro. Credi in me? Sì, oh, oh, oh. attenzione. Te la passo, fai gol. Eh? Non ci credo. Ma perché l'ha ripassata? Ma perché? Ah, Occhio ok, che la perdiamo. E bisogna concentrarsi troppo comunque per, la, per, per eh, far modalità giocatore. Incredibile! No, 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 Purti. No! Meno uh. un bomber vero giallonero. Eh. Bomber vero sì, noi stiamo andando bene. Il problema è che. La squadra è un po' meno. Però vabbè. Tanto non staremo a lungo nel Borussia. No, Venom errore grave, gliel'ho passata. Tremendo 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 Uh Che ha parato Ubehan È meglio di Alan Su quella fascia là Se incomincia di Breno. Non riesce a fermare Lo studio lo sa Che quante gol farà Andrà sotto la curva E la maglia bacerà È un po' lungo però bro Da dire ogni volta che facciamo gol Bisognerebbe tipo campionarlo E fare partire il suono Mamma mia Il nostro portiere è un fenomeno comunque Bro Se credi in me me la passi Bravo Allarga di qua Venom, Bravo. Attenzione. Buono. Proviamo una cosa difficile. Passaggio facile dentro, non sbagliare, bro. No, no, raga. Avete capito cosa ho fatto, vero? Ditemi che avete capito. Ditemi che avete capito. Avevo premuto X per chiamare il passaggio, lui me l'ha passata lo stesso. E quindi invece di tirare, ho fatto il passaggio. Non ci credo, raga. Non ci credo. Era gol, 100% era gol. Ma che roba. Facciamoci perdonare. Eh sì. Finita 1-1. Che errore! Che errore! Che errore! Che errore! Tremendo, raga, tremendo. Vabbè, facciamo ancora una partita, va? Tremendo, raga, sto errore. Era il gol vittoria. Era il gol vittoria, che peccato. Eh, brutto qua, raga. Non siamo di nuovo titolari. Non abbiamo giocato bene questa partita. Peccato, raga. Mi dispiace, ma alla luce di quanto hai fatto vedere finora non posso assegnarti una maniera titolare. Mi aspettavo di più da te. Se le cose non dovessero migliorare, potrei anche pensare di sceglierti in prestito per farti giocare con maggiore continuità. Non posso attendere in eterno. Le tue prestazioni saranno decisive nella prossima partita. Oh, ma sto facendo quello in tutte le partite. Siamo pazzi qua ragazzi. Siamo pazzi. Siamo pazzi raga. Ok. Siamo pazzi raga, ve lo dico, siamo pazzi. Gioca partita, l'ultima di oggi raga. Ci fa entrare il 55esimo. Vabbè. Serie C tedesca raga. Siamo in Serie C tedesca, ma infatti sono fortissimo, buh. Uh, segna almeno un gol da fuori area? Sì, ma se ci sono obiettivi, Bro, ma come lo faccio un gol da fuori area? Vabbè, se infatti ho fatto quattro gol di, di fila, Cioè, ho fatto gol in quattro partite di fila, Di cui una tripletta ci vogliono dare in prestito, qua non capiscono niente. Ah, perché bisogna completare gli obiettivi? È sempre quello il problema. Bravo, scarica Willy. In gol, ancora in gol, ancora a fare il cuore. I portieri avversari comunque in sta categoria hanno dei problemi, raga cioè. Ho tirato malissimo. E io mi piglio il gol e me lo porto a casa. Ma vediamo se mi vuoi ancora cacciare, va, mister! Cacciami pure, mister. Gol 7. si raga, va, vi, vi prego, basta scrivermi la canzoncina, non ha senso. La serie C con Willy sembra la serie A, è eh, in effetti. No, no, siamo, siamo in serie C al Borussia Dortmund B. Ma ci staremo a poco, raga, tranquilli. Giusto il tempo di una stagione e poi ce ne andiamo da questa squadra. Arriveranno offerte e decideremo insieme ovviamente dove andare. Occhio a testroet, testroet, testroet! Un behaun! Tra l'altro vorrei capire che logo ha il Borussia Dortmund B, perché devo metterlo in copertina, ma... Ah, mamma mia Venom, come stacca? Passamela, bro. Ah. Me non ti piacerebbe fare una carriera da portiere facendo i miracoli? No, bro. Secondo me è noiosa la carriera da portiere, soprattutto da portare come contenuto. Perché alla lunga... Cioè... Eh, devi sperare che tirano quasi gli avversari, cioè... Non è un qualcosa che mi piace. Qua invece sono i gol, dinamico, mi piace un botto. Mandami Pasalic. Bravo, Pasalic. Dai, Mister. Vediamo se ci dice ancora che. Non ci vuoi in squadra. Eh, forse faresti bene. Forse faresti bene, Mister. Non lo so. Perché spammate lo stesso messaggio più volte? Ok, calma. Eber Wayne, ma ragazzi comunque i nostri compagni di squadra sono veramente scarsi, eh, posso dirlo. Eber Wayne sarà il nuovo tronchetto. Cioè sono proprio scarsi. Pensate se andavamo all'Arrogate, che eravamo in Serie D, ancora peggio, qua almeno siamo in C. Occhio, siamo già al settantesimo, però stiamo vincendo, abbiamo fatto gol, mancherebbe il gol da fuori aria, ma sinceramente non starei a impazzire per provare a fare il gol da fuori aria. Meglio giocare di squadra per portare alla vittoria il Borussia. Poi se adesso capita che riusciamo a fare... Ma ragazzi, comunque... Dai, ma sono troppo scarsi i nostri compagni. Ma che roba è? Ok, Michel. Semich Fai qualcosa? Scaricamela. Scaricamela. Oh, adesso provo il gol da fuori aria, raga. Eh, no, no. Meglio, meglio non rischiare, che poi ci abbassano il voto. Eh, no, vedete, raga. No, no, eh, de devo avere lo spazio per provare il gol da fuori aria. Poi col mancino. No, 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 no. Ok, ce l'ho lo spazio. Ce l'ho lo spazio! Il tiro brutto. Vabbè. Oh, noi ci stiamo provando almeno, raga. Il tiro. Mamma mia, cosa ha preso! Era da fuori aria, raga. Vabbè, proviamo il primo gol di testa della nostra carriera. Dobbiamo prima prenderla di testa. Aspettate. Sapete cosa sta per succedere? A giro! Mamma mia, l'ho abbattuto, raga. È un assedio, è un assedio. No. 79esimo dobbiamo difendere 1-0, eh. Per fare il gol da fuori aria fai la sbarra arancione. Eh no, lo, lo so più o meno quanto devo caricare, bro. Ma il problema è che non abbiamo potenziato per niente il tiro. Soprattutto quello da fuori aria. C'è cioè maggior ragione quello da fuori aria. Quindi la vedo, la vedo un po' dura. Occhio, occhio. Non prendiamo gol, eh? Abbiamo preso gol. 1-1 all'82esimo. Vabbè, almeno il mister non ci toglie. Siamo concentrati troppo sul fare il gol da fuori aria. Bravo Venom! Per l'ultima azione. Sì, vabbè, ma quanto siete scarsi, compagni di squadra. Mi rifiuto anche di dire i vostri nomi. Guarda, Siete proprio scarsi. Dai. Dai. costruisci una bella azione. Bel passaggio brutto che mi hai fatto. Ma perché, raga, una domanda. Perché spammate lo stesso messaggio più volte? Vi leggo tutti. Anzi, a maggior ragione, se lo scrivete più volte faccio apposta a non leggervelo. Vabbè, 2 a 1 per loro. Vabbè, noi abbiamo fatto gol, raga. Il nostro l'abbiamo fatto, che vi devo dire. Eh, io non ne posso niente, purtroppo, sulla giocate degli avversari. Venom. Dai, chiudiamo bene. Chiudiamo. Eh, ma non c'è nessuno. Ma cosa devo fare? Ma in che squadra sono finito, raga? Non pensavo fossero così scarsi. Non pensavo che serviste solo Venom! Per salvare questa squadra! Doppietta! E vamo ancora! Vamo, 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 vamo! Gol 8, 8, 8! Mamma mia. Non è da fuori aria, ma non importa, raga. Vediamo gli obiettivi. Eh, dai, manca il gol da fuori aria. Amen. Cos'è sta roba? Obiettivo 7. Ah, il passaggio, ok. Vabbè, raga. Manca il gol da fuori aria, ma non importa. 2 a 2. Ti dirò, va bene, anche perché il mister voleva cacciarci, vi ricordo. Io non so come sia possibile. Adesso vediamo cosa dice il mister. Intanto è finita. Spero che sia finita. Attenzione, fischia, fischia. Oh, ti prego, no, no non prendiamo gol. Abbiamo preso gol! Ma io cosa ne posso? Ma io cosa ne posso? Vabbè, tanto non ci interessa molto di come va la squadra. È il Borussia Dortmund seconda squadra, non è il Borussia Dortmund, è il Borussia Dortmund B. È il Borussia Dortmund B. FIFA migliore a cui ho giocato, boh, mi piacciono tutti a me raga. Il 18 era bello. Ok, siamo tornati Nella formazione titolare, molto interessante. E il Borussia 2, esatto. Ora siamo saliti di livello. Quindi, prima di chiudere, potenziamoci il calciatore. Aspettate, ma facciamo anche l'allenamento. Simula tutto Avanti, ok. Siamo titolari di nuovo. Potenziamoci, raga. In cosa ci possiamo potenziare? Dribbling controllo di palla di 1. Abbiamo ancora due punti. Facciamo posizionamento in attacco. Ah no ma costa 2 ah, ogni coso No allora Facciamo dribbling Ok Stiamo iniziando a diventare belli forti eh ve lo dico Sì sì siamo 74 di Ovelo Raga piano piano Dov'è che mi dice il nostro Recap tipo Che dice quanti gol abbiamo fatto e tutto quanto La mia carriera Ehm uh... Presenze 5, goal 8, assist 1. Come vedete qua sotto, raga, è tutto giusto. Ok. Ok. Mi, mi piace. Siamo al 100% della nostra forma. Bene. Bene, bene, raga. Bene, 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 bene. Sono contento. Raga, io salvo... Eh, ci vediamo in live mercoledì per continuare l'avventura di Willy Venom. E in questi giorni comunque, ovviamente usciranno dei video. Quindi, ragazzi, vi voglio bene, tutti quelli che ci sono stati in questa live, la prima di Willy Venom, il debutto. E niente, tanti baci, ragazzi. E speriamo che le italiane passino domani, eh, giovedì, in Europa. Forza, Inter, forza, Milan, forza, Juve, forza, Fiorentina. Speriamo passino tutte. Anche se una tra Inter e Milan se ne andrà a casa. Ciao, raga. Un bacio.